Stamattina un bel giretto al mercato. Sì. Yeah, fai vedere. Yeah. Ciao Marzio, buona giornata. Green. Non ti sporcare. Che vuoi fare? Dove devi andare? Dove devi? Vatti a lavare le mani, va? Ah, usatelo. O bagno ci sta. Vieni, eh? Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Noi stiamo scendendo, andiamo a fare una bella passeggiatina. Abbiamo già fatto colazione. E dove andiamo? A San Giuseppe forse. Comunque vabbè, mo vediamo. E fa caldo, ragazzi. Yeah. Che problema. Vedi piano piano. Che prezzo fanno? Va via la roba. Stamattina un bel giretto al mercato. Sì. Yeah, fai vedere. Yeah. Oh, bravo. Mi sembra un'americana a Parigi. Eh? Che sciccheria. Ce l'ho la classe? Sì, la classe, adesso a me. Ah, classe A più più. Sono a risparmio energetico. Comunque stiamo andando via da questo mercato. Questo è uno degli acquisti che ho fatto, perché il sole mi stava picchiando in testa. E ha detto mamma, siccome insomma il problema che ho adesso, il sole ha detto non lo prendere. E mi sono preso questo cappellino. Sì, ci sto. A botta in testa ci sta. Ehi, spegni un poco. Ho preso questo bel cappellino, 5 euro, è carino. E così lo uso anche quando andiamo al mare. Poi mi sono comprata altre tre cosine. Ma tu la vestinda comprate niente? No. Poi abbiamo comprato finalmente. Sì, sono un saccio che a me che trovo. Finalmente ho comprato sto cazzarola di coprimaterasso. Che tutti quanti. Ma il coprimaterasso perché non lo metti? Perché poi abbiamo preso le padelle nuove. Insomma, dopo andiamo a casa e vi faccio vedere tutte le cosine che abbiamo acquistato. E poi voglio salutare la signora Rosa, che mi segue con l'account della figlia Nicoletta, che siccome la mia amica Maria Grazia è andata al mare, l'ha incontrata. Ma aspetta. Ha vomitato? No, non mi rimuovo. A terra! Sì. Aspettate. Allora, comunque, stavo dicendo. Luogo d'aria fresca. Vai. La mia amica, i nostri amici sono andati al mare, dove andiamo sempre a metà di Sorrento, e hanno incontrato la signora Rosa, che ci ha, insomma la mia amica mi ha chiamato e ci ho parlato. Quindi volevo salutare la signora Rosa, che ci segue con l'account della figlia Nicoletta. Non ricordo il cognome, però insomma saluto Rosa e Nicoletta, vi mando un bacione grandissimo. La signora Rosa era andata apposta alla spiaggetta dove andiamo noi di solito per... insomma con la speranza di incontrarci, però io lo dissi che queste insomma erano le ultime due domeniche che andavamo, perché tanto mo comunque andiamo al mare e a voglia bagno, quindi va bene così. E niente, vabbè, poi andiamo a casa, vi faccio vedere che le cosine che abbiamo comprato. Però andiamo prima a casa, cioè andiamo direttamente da tua mamma, mo. Quindi oggi vi faccio vedere, più tardi vi faccio vedere le cose che ho comprato, ed ora andiamo da mia suocera, che vado a mangiare là. Vai papà. Oh, no, aspetta, ci sei, no. Che non fai? Oh, Giuseppe, fai la prima.
Se blocca la goccia. Toccando mio i. Annex. Se sta facendo via i. Era il candele quando è preso. Oh. Se rompe ogni ora, sempre più assai, come va? Oh. Se fa tirare un attimo il bagaglio. Tira mamma, tira. Allora vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Guardate qua che bel bustone di... Sono tutti muffin piccolini e sono tutti quanti imbustati singolarmente. Ora vediamo, ve li faccio aprire e vi faccio vedere come sono. Sono veramente carini, magari da mettere pure in un barattolo, no? Che se viene qualcuno li servito con un caffè oppure anche per la colazione. E sono veramente buonissimi. E poi sono in vari gusti. Guardate questo qua, per esempio è il pan di stelle, sono piccolissimi. Poi c'è questo qua con le scagliette di cioccolata sopra. Sono tutti quanti piccolini. Poi ci sta il variegato, cacao e insomma è normale. E poi ci sta, opla, questo qua, il semplicissimo. E la cosa che mi piace appunto che sono tutti quanti imbustati singolarmente. Aspetta, Vince. Giuseppe invece ha voluto prendere questi qua che sono i cantucci e sono sempre imbustati così singolarmente. Insomma, ognuno è imbustato. E poi qua dentro che c'è? Che c'è qua dentro? Ma che hai preso? Le noccioline? Che so, gli arachidi, quelli là ricoperti con... Ok, qua dentro ci stanno gli arachidi, quelli là ricoperti con tutta quella paprika, insomma, quella cosa così. Poi abbiamo preso finalmente il coprimaterasso, perché non ce la facevo più a sentire sul canale del BG, ma perché non usi il coprimaterasso? Perché l'abbiamo comprato. Eccolo qua. Impermeabile, assorbente, insomma lavabile a alta temperatura. Abbiamo preso il matrimoniale e abbiamo comprato finalmente il coprimaterasso. Dopo, aspetta mamma. Poi Giuseppe ha comprato migliaia e migliaia di calzini. Vi voglio far vedere che bustone di calzini che ha comprato Giuseppe. Ne ha presi veramente a migliaia, a centinaia. Comunque ho preso veramente un bustone grandissimo di calzini. Poi per me mi sono presa questo, aspettate che magari vi metto qua. Sono presa questo vestitino qua, carinissimo, sotto questo merlettino qua. E c'ha questo scollo insomma così a barchetta, branghete. Ed è carino questo. E poi mi sono fatta un altro completo. Oppla. E mi sono fatta un altro completo con l'acqua. Adesso mamma te la dà. Questo pantaloncino qua così. C'ha sempre il merlettino come il vestitino. Insomma mi piace. Ed è bello largo anche questo. E sopra da mettere con questo pantalone ho preso questa maglietta che si aspetta, se tutta un attimo. Ok. Questa qua così. E ho pagato sempre tutto 5 euro al pezzo. È molto carina, è un celeste pastello, tipo come le unghie che ho fatto. Ed è molto molto carina anche questa qua. E poi... E per finire abbiamo preso finalmente le padelle nuove, queste qua, che sono veramente buonissime. Io insomma le conosco già perché le uso insomma mia suocera, mia zia, sono veramente ottime. Poi faccio vedere, sono belle alte, ci sta la 20, la 24 e la 28. Queste sono tante? Sono tante. E poi pesano veramente tantissimo. Te bimbi, ciaccate le bolle. Guardate qua, sono belle alte e hanno anche il coperchio, perché io queste padelle che ho, hanno veramente le padelle un 2-3 anni, mentre i coperchi ce l'ho da 5-6 anni, insomma abitavo già dall'altra parte, insomma casa vecchia, e quindi ci volevano insomma le padelle nuove. Aspetta, ce ne stanno altre, aspettate senza litigare, insomma, e quindi abbiamo preso questa qua perché la misura più... Grande. Sì. Sì, perché poi questa qua è la misura più grande, quindi da 28. E niente, sono belle alte, comode e basta. Non c'è solo. Aspetta, ora te le do a mamma, stanno vicino alle padelle. Comunque, ora sistemo tutto. Poi più tardi ci andiamo a fare una bella doccia, perché altrimenti siamo tutti sudati. E nel frattempo qua Giuseppe sta aggiustando i giochi dei bimbi.
che rompono sempre tutto. Abbiamo preso anche questi qua per quando andremo a casa al mare, per le zanzarine. Ragazzi, buonasera. Vi voglio far notare una piccola osservazione. Guardate. Guardate il mio figlio come dorme. No, cioè, ma guardate, sta meditando al contrario. Aladino, guardate, vedi? Lo si è sbloccato. Si è sbloccato. Dillo ancora. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Pure, pure, pure. Chi è? E ventilator, ventilator, ma guardate che calore. Ci siamo a meno, quanti giorni mancano? De Bruzzo, quanti? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Meno 5 allora, giorni. Per noi meno 5, però giustamente non so orando pubblico. Oggi è domenica, quindi sono meno 5 per la nostra piccola vacanza. Un po' di relax. Ragazzi, noi stiamo scendendo un pochino per cambiare un po' d'aria. Io ormai mi faccio sempre queste inquadrature a metà. Andiamo un pochino alla festa, il paese è qua vicino a Pagani, che c'è anche mia mamma che vende. E saluto tutte le persone che hanno fermato mia mamma, che gli hanno detto: voi siete la mamma di Debra? Sì. Quindi saluto tutte le persone che mi hanno, insomma, mi hanno salutato tramite mia mamma. E qui vediamo un po' là, insomma, andiamo a farci una passeggiata là. Ho cucinato, ho tagliato un po' l'insalata, una mozzarella, per me l'avocado, i bambini ho fatto i teneroni, ho lavato i piatti, ho passato l'aspirapolvere, insomma cerco un attimo di distrarmi. Fortunatamente sto leggermente sentendomi meglio, però comunque devo sempre, sta sempre in agguato. E niente, vabbè, sono arrivata, andiamo da mamma. Vedi come fai la scimmietta? No. Fammi vedere come fai la scimmietta, fammi vedere. Così, vai, alzi i piedini. Aspetta, andiamo, dai. Wow, andiamo, dai. Andiamo. E dobbiamo andare via, mamma. Sì. Bellini, ragazzi. Mamma si è comprato gli orecchini. È bella. E l'anellino. Finalmente siamo anche a letto. Questi due che fanno sempre casino. Comunque ragazzi, noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, come sempre vi aspettiamo, un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima, ciao.